Eccoci qua ragazzi, bentornati nel canale di Danix. Torniamo con Daylight The Following. Riprendiamo da questo punto. Allora, con l'obiettivo dobbiamo trovare un'auto. Cerca un veicolo nella fattoria più vicina, ragazzi. Quindi direi che ci muoviamo subito. Sì, in un rifugio, va bene. Cavolo che se usciva. Allora, qua non mi fa uscire. Ho capito che sono in un rifugio, ma vorrei un attimo arrampicarmi. Aspetta. Ah, qua eravamo già venuti. Come cavolo si esce da questo dannato rifugio? Allora, vabbè, comunque l'obiettivo, come vedete, appunto è quello, quindi adesso. Perché non mi fa uscire? Scusate. Mi dice solo se è in un rifugio, ma non mi dice altro. C'è qualcosa che non quadra, aspetta. C'è un rifugio, c'è un rifugio. Tra l'altro sono, come ho detto, da un bel po' che non gioco, quindi non mi ricordo bene i comandi. C'è un rifugio. No, non trovo l'uscita, sinceramente. Non ho idea. Non ho capito assolutamente dove cavolo si esce. Meno che non devo uscire da qua così, ma non mi dubito. No. Ah, non posso fare niente, cioè non si arrampica, non fa nulla, mi continua a dire sei in un rifugio, sei in un rifugio, non si esce, non si esce. Non si esce. Non saprei a questo punto come cavolo si esce questo. No, niente, continua a dirmi sono in un rifugio, ho capito che sono in un rifugio, ma fammi uscire da qua. Allora, vediamo un attimo. Abbiate pazienza, ma non mi ricordo assolutamente i comandi qua. No, andiamo opzioni, comandi. Allora, vediamo un attimo. Configurazione, capito, ma fammi vedere i comandi. Va bene. Non fa vedere niente. Predefinita. Ok, allora vediamo un attimo. Scatto, uso equipaggio, calcio, salta, salta RB. Ok, o RT, non RB. Vabbè, sinceramente non ho capito perché non mi fa uscire. Ok, era ora, era sinceramente. Sì, non mi ricordo i comandi, abbiate pazienza, ma. No, comunque mettiamo questa di arma, tanto non so quante munizioni abbiamo, però ci proviamo. Ah, vi ricordate che qua potevamo scassinare. Chi se lo ricorda adesso? Vabbè che abbiamo 99 forcine, però. Aspetta. Però devi morire. Cerchiamo, vabbè. Cos'è che mi dice qua? Aspetta. Così però allarmiamo tutti, eh. No, vai, via, 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 via. Via, via, via. Via, 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 via. Lascia fare. Ah, mi sa che il mitrozzo è troppo lento, ragazzi. Vabbè che comunque non è male questo, eh. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo a prendere. A recuperare il veicolo che ci ha detto. Ah, possiamo usare anche il rampino così, quindi è complesso. Perfetto. No, no, Aspetta, armi. cosa? Ti eri quasi dimenticato di dirmi. Ok. Direi che è proprio un ottimo inizio. Non fare il melodrammatico. Puoi farcela benissimo. Senti, devo occuparmi di alcuni clienti. Appena trovi la macchina, fammi un segnale. Allora, non so com'è per.
appunto selezionare il comando per vedere la visuale per individuare i nemici, vediamo qual è. Visuale posteriore, ripara. Spirito di sopravvivenza e A. Penso che sia quello. Proviamo, vediamo un po' se è questo. Sì. Più o meno. Allora, famo che cambiamo arma. Proviamo questa accettina. Ah, ma questi sono incorazzati. Oh, aspetta, 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 che mi curo. Ah, qua abbiamo fatto un errore grossolano qua, ragazzi, a entrare così. Mamma mia, se mi stanno massacrando. Bene, sta esplodendo anche il mondo. Vediamo se può. No. Aspetta. Non sale. Ok, no, sali un attimo nei tetti, va. Che qua c'è qualche problemino. Cambiami arma. No, cambiami arma. Che se lo ricordo. Aspetta, ma abbiamo qualche granata. Aspettate un attimo, ragazzi, che mi metto nel secondo inventario. Allora, questa qua, pozione del cacciatore, ti dà la capacità di sopravvivere più danni. Vabbè, sinceramente non razzo non mi serve, quindi vorrei mettere le bombe, granate. Ecco, così, vediamo se le ha messe. Aspetta, non lo so se le ha messe. Sì, ma sono granate. Che cavolo abbiamo selezionato? Ma che cos'è questo schifo? Aspetta. Ma non queste. Ma scusi. Ho detto le granate. Bomba trappola esplosiva. Ah, razza abbiamo messo. Non ho capito. Granata. Scusi, perché non mi mette la granata qua? No, no, mica capito, sinceramente, che cavolo mi ha messo. Allora, a parte che non mi ricordo neanche come per abbassarsi, quindi devo andare a vedere anche le altre opzioni. No, sono veramente un po' in difficoltà perché sono da anni che non ci gioco a questo gioco. Vediamo un attimo. Abbassati B, ok. Quindi, come ho detto, abbiate pazienza, ma siamo un po' in difficoltà. No, no, adesso. Ma non l'arco! Ah, queste qua non sono granate. Io non ho capito per quale motivo. Vabbè. Io le lancio poi. Ah, che tra l'altro stiamo finendo anche i colpi qua. Ah, la macchina è lì. Vediamo se riesco. Oh, ma che lanciano. Ok, morti? Curati subito. E torna a salire. Su, su, su. Curati! Ma non si cura, Cristo santo! Maledizione! Ma dai, ecco, iniziamo male, iniziamo molto male, perché se non ricordo male io l'avevo giocato questo con il tastiere e mouse. Invece così siamo un po' in difficoltà, ragazzi. Non è che sia propriamente. A parte che non ho capito perché non si è curato qua. Ma qua dobbiamo. Finiti i colpi, bella lì. Allora niente, ragazzi. Dobbiamo andare di accettina qua proprio. Ci spezziamo le cosce qua proprio. Facciamo così e niente, perché a quanto pare non sono abbastanza cattivi. Ok, prendi la carabina, vai. Via, via, via. Allora, ce n'è uno qua.
Ah bello, dove ti nascondi? Però è ottima questa accettina, sembrava, insomma, un po' così, però boh. Sì, per la zona ravvicinata è meglio così, ragazzi. Mamma mia. A fette proprio. Proprio a fette. Sì, famo così allora, nelle zone quando siamo a corpo e conviene fare così. Ma abbiamo, cosa abbiamo? No, frecce no. Eccolo là, così. Però non le usiamo. Continuiamo a usare questo accettino, che vediamo un attimo. Allora, è rimasto questo. Venga, venga. Ok, è già morto, mamma mia. Il cattiverio proprio. Allora, prendi l'auto. Però aspettate che voglio controllare un attimo se c'è qualcosa da accaparrarci qua in zona, visto che era un accampamento. Vedete, qua c'è un po' di cose che ci possono essere utili. Quindi prima di andarcene, diamo un'occhiata. Perché questi voli possiamo usare per il crafting, per creare altre cose, quindi. Ah, ecco, allora proviamo un attimo. Allora, vedere se riusciamo. Vabbè, tanto ne abbiamo all'infinito. Era difficile questa. Mamma mia, sei difficile! Oh, vai così. Allora, no, facciamo tutto con calma, ragazzi, perché a noi ci servono queste cose. Viti, tubo. Via. Aspetta, gli armadietti li possiamo aprire? Sì, c'è anche cosa anche qua, quindi. Ah, buono, vabbè, si è mangiato una barretta di cioccolato. Controlliamo tutto, nastro. Sigarette. Una lama. Ah, questo è pure da scassinare, addirittura. Proviamo da questa parte. Ok, ecco, adesso ho capito come si fa anche le serrature difficili. Oh, addirittura un portafoglio, ecco perché era difficile. Vabbè che comunque, kit medi, ci siamo a posto. Però, tanto per. No, troppo. Ok, perfetto. Prendiamo tutto. Sì, poi andiamo a prendere l'auto, eh. Un attimo che inventario pieno. Aspettate, allora, dunque, se abbiamo l'inventario pieno, cosa? Una spada addirittura, carabina, macete. Ecco, granata a mano. Ecco, questa devo mettermi qua. Mettimi questa. Avevo sbagliato io selezionando le granate. Cosa possiamo mollare? Vabbè, come ho detto, qui abbiamo un inventario molto piccolo, nel senso non è che siano propriamente al massimo, però non c'è nient'altro. Vediamo quest'altra stanza. Questi servono sempre. C'è niente, scassiniamo. Stiamo beccando quasi così tutto. Vabbè. E che cose, maledette. Dai. Ah, dai. Vabbè, sono tutte difficili. Ok, se per poco a poco non te la apre proprio, te la stronca la. Inventario pieno. Però volevo prenderle queste qua. Cosa possiamo mollare? Vediamo un attimo. Coltello da lancio. Spada corta, saffricare superiore. Ma questa qua com'è? Scusi. Arco. Vabbè, nell'inventario mi seleziono sempre queste. Ah, perché ce l'abbiamo in uso comunque. Carabina, allora l'arco non lo voglio, voglio provare un attimo questa spada. Danni, questa qua fa più danni, vediamo un po'.
vabbè, la proviamo, dai, tanto per vedere un po' anche questa spada, eh. Problema che abbiamo già l'inventario parecchio pieno, quindi vabbè, quello là lo lasciamo. Va bene, qui non abbiamo controllato, ma stiamo scassinando tutto. Che rottura di palle queste cose da scassinare, però. Vediamo un po' anche qui. Non lo so che inventario è pieno, però che ci dobbiamo fare? Telefonini così, random. Questo. Ecco, questa è normale, vediamo se riusciamo. Tacca il primo colpo, così, subito. Stiamo ciucciando tutto, eh. Ecco, queste sì, queste sì. Vediamo anche qui, questo. Barretta di cioccolato, non c'è nient'altro, c'è un'altra cosa da scassinare qua, c'è niente, andiamo a scassinare, no, non è da scassinare questo, vabbè, quindi non ci sarà molto, vabbè, queste sono risorse, come ho detto, che si possono vendere o usare per craftare cose, quindi questa pure è normale. Ok. Vediamo un po'. Sì, poi come ho detto prendiamo l'auto. L'inventario è pieno, quindi non ce la fammo. Non ce la fammo. Perché come ho detto ho scaricato un salvataggio di pronto, con già parecchie armi abbastanza prestanti. Così. Del detersivo. Vabbè, niente, dai. Allora, l'auto è questa, guida. Ok, finalmente andiamo nell'auto. Come si guida? Premi Y per uscire. Puoi usare dal veicolo, quindi dobbiamo anche cercare del carburante, ragazzi. Per uscire è Y. Ok, per uscire è Y, va bene. Ok, allora, guida e torna da Khan. Che andiamo proprio di cattiveria, sfonda tutto. Che hanno trovato il veicolo. Rallenta un Sei? po', però. Khan. No, non risponde. Per tirare il freno a mano, ok. Non so se consuma sinceramente molto carburante questo coso, eh. Però testiamo. Quindi, come ho detto, in questo DLC di Dying Light c'è anche la novità che si possono guidare i veicoli, solo questo credo. Non credo altri veicoli. A parte che non è velocissima, però è un tipo di macchina che è così, quindi. Ci sono cose radioattive, attenzione. Allora, se non sbaglio, aspettate un attimo, ragazzi. Scegli un attimo. Curati. Allora, a parte qua che possiamo scassinare, il carburante lo recuperiamo così, dai veicoli fermi. Non so come fa a prendere il carburante con le mani, ma sta di fatto che lo prende, quindi. Vabbè, qua c'è kit di soccorso, era tanto per prenderlo. Guida. Vai. Allora, portiamo questo veicolo al tipo, a Cannes, dove cavolo che si entra. Così non va. Come che sta? Ah, dall'altra parte? Non ho mica capito dove che si entra. Proviamo qui? Ah, scusate, vi porto pure il veicolo, ma a parte che qua va un po' a scatti. Vi porto pure il veicolo, ma come cavolo entro questo? Ah, da qua, ok,
Perfetto, informa Khan, quindi andiamo a parlare. Sì, ma... cioè, lo lascio così. Siamo comunque fuori ancora, eh. Aspetta un attimo, scusate. Boh, vabbè. Poi lo prenderemo, tanto me lo indica nella mappa. Veicolo. C'è la sala da te da aprire, da aprire. No, non ci interessa. Allora, dov'è? Qui? Sì. Cerchi Khan? Non c'è più. Immagino che gli abbiano finalmente chiesto di andarsene. Gli hanno chiesto di andarsene, eh? Come? Minacciandolo? E chi? Quelli che hanno fatto quel che avrebbe dovuto fare mio padre molto tempo fa. Non trovi che adesso questo posto sia molto più gradevole e silenzioso? Non mi hai risposto. Certo che no. Sei qui per il suo stesso motivo. Il motivo per cui quei banditi continuano a tormentarci. E dovremmo fidarci di te. Ci sarà qualcosa che posso fare per convincerti. Tu non devi convincere me. A me non interessa. Dimostra a tutti che sei qui per dare e non solo per prendere. Ad ogni modo, io sono Esghi. Kyle Crane, Esghi, mi puoi dare almeno qualche consiglio? Cosa vi serve? Suppongo di poterti aiutare. Ma ricorda, un giorno dovrai ricambiare il favore. Ci sto. Tempo fa le falde acquifere sono state inquinate. Sarebbe fantastico se tu le rendessi di nuovo utilizzabili. Presumo che esista un modo per farlo. Sì, un modo c'è. Ma bisogna entrare nel territorio dei banditi. Già in molti si sono offerti di andare, ma... beh, non sono più tornati. Quindi non è qualcosa che consiglierei, a meno che uno non voglia suicidarsi. Se te la senti, segui la conduttura. Va bene, raggiungi la macchina alla stazione di pompaggio. Grazie per la dritta, Esghi. Ma quando hai detto che gli hanno chiesto di andarsene, non intendevi quelli che vivono qui, giusto? No, quelli non fanno praticamente niente. Non sono riusciti a mandare via Khan per mesi, perché farlo adesso? Continui ad aggirare la domanda. Non so ancora se meriti una risposta. Beh, ma cacciare qualcuno dalla comunità solo perché è maleducato non è un tantino crudele? Forse. Ma la barriera che ci separa da un'orda di banditi, zombie e chissà cos'altro è davvero sottile. Le chiacchiere di un uomo potrebbero ridurre in pezzi questo posto. E per te va bene così? Se non trova un rifugio là fuori è un uomo morto. Oh, andiamo. Tu vieni dalla città, conosci quelli come Khan, non è vero? Trovano sempre un modo per sopravvivere. Farebbe affari con un cadavere se gli servisse per togliersi dai guai. Vabbè, allora direi che andiamo a fare questo, che però comunque lo faremo direttamente nel prossimo video. Raggiungi la in macchina la stazione di pompaggio, quindi la macchina l'abbiamo lasciata lì fuori. Non ho ancora capito come cavolo si entra in questa zona, cioè portare la macchina qui, perché è tutto chiuso. Vabbè, riprendiamo da questo punto, quindi come sempre voi commentate, condividete, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate la pagina Facebook, Twitter, Google Plus, e noi ci vediamo alla prossima. Dai, un saluto a tutti da Danks0689.